Lita Ida e Bahia Dame al Grande Fratello, le immagini non andate in onda. Lite tra Ida e Bahia Dame al Grande Fratello, le immagini inedite. Prima rissa all'interno della casa del Grande Fratello. A sbottare è stato Bahia Dame nei confronti di Aida Nizar. Il cui ingresso all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. Alla base dell'alterco un tiramisù punto per la festa della liberazione, infatti, Bahia ha preparato per oggi 17 porzioni di tiramisù per mangiarlo tutti insieme in giardino dove c'è la griglia accesa. Ma Aida noncurante prende una coppa di tiramisù e se ne va. Bahia la rincorre e cerca di toglierle la coppa dalle mani con forza, finché non finisce a terra. Lo mangiamo tutti insieme, le dice, ma la spagnola non sembra dargli ascolto. Aida va verso il frigo perché ne vuole prendere un'altra, ma Bahia le blocca l'accesso impedendogli di accaparrarsi un'altra porzione. I toni si fanno sempre più alti, tutto il gruppo di coalizza contro la spagnola. L'altra mattina Federica Panicucci a Mattino 5 ha mandato in onda delle nuove immagini dell'orrenda aggressione di Bahia Dame ad Aida. Mentre Lucia continuava a deridere la Nizar, Bahia ha seguito la donna fino al confessionale urlandole in faccia e tentando di chiuderla dentro. Intanto il concorrente il giorno dopo si è chiuso in confessionale a piangere. Si sarà reso conto? Non è tardato ad arrivare il comunicato del GF. Il caso. Bahia con fare minaccioso avvicina il viso a quello di Aida e urla, ti prendo e t'attacco al muro, vattene, levati dal caos. Sei ridicola, buffona, vattene a casa. Lucia Bramieri, Danilo e gli altri cercano di allontanarli. Ma allo stesso tempo anche loro considerano la Nizar solo una provocatrice. Il video su social sta facendo indignare davvero tutti, tanto da chiedere l'espulsione di Bahia. Anche Cristiano Malgioglio su Instagram ha commentato. Bahia è troppo aggressivo e non mi piace affatto e EOS ha troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati.